La parola a Raffaele De Raffaele. Sì, sarò brevissimo per lasciare il mio spazio sicuramente al deputato Alfano, l'onorevole Gentile e soprattutto anche il professore Solarino. Niente, io porto i saluti del circolo di Priolo. L'Italia dei Valori si sta piano piano si stanno formando i circoli in provincia. È un partito che movimento, un partito ancora che fa della protesta il suo punto di riferimento. Quindi è chiaro che in questo momento è l'unica alternativa attuale che abbiamo noi. Volevo, giusto che non ha citato nessuno, volevo citare l'onorevole Scilipoti, deputato della Camera, che a oggi, non so se qualcuno mi può, a oggi è l'unico politico che ha fatto un'interrogazione seria e articolatissima, perché chi vuole documentarsi sul sito del Maccarrone, maccarrone.da.ru, può scaricarla e vedere con quale attenzione. E l'onorevole Scipoti non può essere presente stasera, mi ha chiesto di darvi i saluti, ricordando che questa interrogazione a breve vorrà avere delle risposte. Quindi il ministro Prestigiacomo non lo so come potrà rispondere. Aggiungiamo che c'è da parte il 2 di ottobre. È stato fatto, io qua ho precisamente interrogazione a risposta scritta 40 presentata il 2 ottobre, seduta numero 225. Quindi siamo in attesa di sapere quale potrebbero essere le risposte a tutte queste domande che ha fatto l'onorevole Scilipoti, circostanziate con tante di legge e tutto. Volevo solo dare un piccolo appunto riferito alla Monica che parlava di questo eminente professore, che è il professore Sciacca, che lui non ha nominato, lo nomino io. Il professore Sciacca, che è stato consulente della procura per parecchi anni, quando il procuratore era Cambisi. Questo professore, che ha fatto parecchie consulenze per questo procuratore Cambisi, oggi non si sa come è direttore del CIPA. Il CIPA è Comitato Industriale, Consorzio Industriale per l'Ambiente. Praticamente è quell'ente che dovrebbe controllare, è da ridere, quell'ente che dovrebbe controllare l'aria e quelli che sono gli scarichi. Ora, chiaramente questo è un consorzio formato da aziende, lo paga la ESSO, lo paga l'ERG, lo paga la SASO, quindi questo signore che lavorava per la procura, che faceva le consulenze per la procura, ora lavora per le industrie. Vabbè. E non si sa com'è questa storia. Niente, due parole per il rigassificatore preciso, perché mi pare che ci sono altre persone che parleranno poi. Voi sapete quant'è un serbatoio grande di questi rigassificatori, questo che devono fare? Sono tre. Ogni serbatoio è alto 60 metri. Io non lo so se qua a Augusta c'è un edificio alto 60 metri. C'è? Non c'è. Un serbatoio alto 60 metri e largo 80. Cioè, non è che stiamo parlando di un giocattolo, stiamo parlando di una cosa immensa che si vedrà, penso, anche da Catania. Quindi le devono fare tre, ognuno all'interno ci saranno 145.000 tonnellate di gas liquido, cioè significa che ogni litro si deve moltiplicare per 600, quindi fate un po' un litro. Ricordava in un altro convegno Musumeci di quello che è successo a Viareggio, mi sembra, qualche mese fa. Quindi 8 metri cubi hanno praticamente distrutto un'area di oltre 100 metri, hanno fatto circa 20 morti. Quindi fate un po', 145.000 tonnellate per 3 sono 450.000, mi ricordava. Fatta così alla femminile, come dice, a bombole, sono 30 milioni di bombole da 15 kg. Se voi pensate che una sola bombola, mi pare che è Tanterra, mezzo palazzo o un'ala di un palazzo, fate un po' 30 milioni di bomboli. Ora il problema è che loro dicono che è sicuro, probabilmente hanno anche ragione, non sono tanto sicuro comunque, però il problema è dove lo devono fare, chiaramente, perché più di una volta ha dato dei sintomi la zona industriale
abbastanza pericolosi. Niente, l'accordo di programma, la barzelletta, sempre che parlando di un po' di lavoro, la barzelletta dell'accordo di programma che è stata inventata dall'onorevole Prestigiacomo in previsione delle elezioni del 2006, a fine 2005 ha riunito tutti i suoi amici, i sindacati, i politici di allora e hanno stipulato l'accordo di programma. Una barzelletta che non è stata messa in pratica, niente, l'unica cosa che interessava in tutto questo accordo di programma, che è circa 30 pagine, era il rigassificatore, e di questo solo si parla dal 2005 a oggi. I sindacati più di una volta fanno riunioni, si fanno vedere, parlano di questo accordo di programma, ma è una barzelletta perché non c'è niente, la chimica è morta, come già Musumeci ci ha accennato, è morta, non ce n'è per nessuno. E in tutta la zona industriale lavorano circa 4.000 persone, parliamo delle, di 4.000 dipendenti, e ci saranno penso 2.000 dell'indotto, che a sua volta si spostano ogni volta che c'è una fermata, quindi non è che ce n'è 2.000, quindi una volta fanno la fermata alla ISAB, una volta alla ESO, ma sempre quelli sono. Posti di lavoro per il rigassificatore, nel progetto c'è scritto 51 posti di lavoro, cioè 51 dipendenti, fra dirigenti, giornalieri, notturni, 51. Di questi 51 ne prendono 26 dalla ERG, i pigliano e spostano, restano 25. Vedete un po' voi come ce ne dobbiamo dividere questi 25. Quindi 4 qua a voi, 3 a Melilli, chiaro? Ecco, no, per dire, perché qualcuno dice, poi per gonfiarla la cosa, dicono 150 posti indotto, ecco, sti 150 posti, ma dove sono? Loro parlano dell'indotto, l'indotto vi faccio presente che già è presente dentro la zona industriale, cioè sono le ditte, ma non è che le ditte si aumentano, sono sempre quelli, quindi i posti alla fine saranno 25, che già non si sa neanche come si devono dividere questi 25 posti. Non si sa, i pensionati, non parliamo dei pensionati, perché è un altro problema del lavoro, perché tutti questi consulenti, tutta questa gente che viene, che è chiaramente una persona con esperienza, però tolgono posti ai giovani, i giovani devono correre sempre, ma non è possibile che una persona prenda la pensione, poi fa il consulente e poi in più, ecco, non è possibile più. Queste cose sono incontrollate, perché i sindacati sono a favore di queste cose. Io non lo so perché, chiaramente qualcuno ha i figli, ha i nipoti, ma tutti dobbiamo lavorare, tutti hanno. Ok. Su un passaggio che ha fatto Raffaele De Raffaele, il professore Sciacca è emerito tecnico. Non è emerito, è un professore che non si è emerito. E ha assunto questo compito del CIPA, di direttore del CIPA, pur sapendo che il CIPA ha sempre dato sull'inquinamento atmosferico dati parziali e inattendibili, visto che questi dati serviscono a una media ponderata e non all'effettivo flusso inquinante che dai singoli camini viene emesso. Quindi mi pare che uno che aveva il compito di controllare, diciamo, di avere un controllo attraverso le sue indagini sul sistema pubblico-privato dell'industriale, invece oggi è uomo di parte.